Alessandro Davide del Comitato Insegnanti Precari di Salerno. Cosa ne pensa dei 100.000 tagli annunciati dal governo? Era un po' quello che ci aspettavamo. Nei prossimi 3 anni 100.000 cattedre in meno nella scuola pubblica. È un ulteriore attacco al diritto all'istruzione e al diritto al lavoro di centinaia di migliaia di insegnanti precari. Noi siamo qui questo pomeriggio con il sindacalismo di base e cominciamo con loro una campagna che ci porterà sicuramente a una lotta ancora più radicale nel mese di settembre, a fianco dei migliaia di precari che quest'anno rischieranno di perdere il posto di lavoro, di non lavorare più nella scuola, in una situazione sociale che è quella che conosciamo. Quindi niente, noi da questa piazza facciamo l'invito alla mobilitazione generale. Ormai di fronte agli attacchi di Tremonti e Brunetta non c'è più niente da mediare, bisogna semplicemente lottare e lottare senza delegare a chi che sia la nostra vita. Ognuno di noi deve prendere in mano la propria vita e lottare contro questo governo che ci sta mandando in mezzo alla strada.